Andreotti fu l'unico uomo di cinema che capì che il cinema italiano poteva sopravvivere solamente se avesse avuto la possibilità di essere esportato. Nuove leggi tutelano la produzione, ma la differenza fra il numero di pellicole straniere e quelle nazionali è ancora troppo forte. La ricostruzione della storia della cinematografia italiana, parlo adesso di quella del dopoguerra, e c'è un punto su cui non si possono avere dei dubbi, che senza una legislazione protettiva, cioè con contributi e con riserva di alcune giornate di programmazione ai film nazionali, il film italiano non avrebbe avuto alcuna possibilità effettiva. Mille voci per una risposta, 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 mille voci per una risposta. Una voce per mille risposte. So you were in high school doing your thing, working on music, and Louis Vuitton approached you to have your song Paris be a part of their ad. The closest thing I got to Louis Vuitton in high school was walking around with my mom's purse when she was at work. I mean, what did that feel like? It was definitely surreal, but you know, at the same time, very validating, I think, once I sort of found out that it was real. Perciò questo qui, da tanto forse che era bravo, eccetera, fu chiamato il Papa. Winding roads overlap on the back of the hand. Please do not turn it over. Ma guardi lo sguardo, felice, sì, che ho conquistato il mondo e sono piacente. Cioè, a me Botero mi piace da morire. Però può essere che di aspetto non siano belle, ma che siano belle dentro, Anna. Sì, comincia in minga, no. Quando dicevo, ma in fondo è buono, sì, ma molto in fondo. Oggi presto sono in zona nord, i palazzi sono alti qui, e la notte scende in fretta a coprirli, e forse è meglio così. Se costa pagheremo, ma oggi ci vedranno, se domani non ci saremo, di noi se lo ricorderanno. Non finirà così, dicevi sempre che... O propriamente delle lettere familiari